Ovviamente è una testimonianza importante e che sono molto contento di condividere con altre persone. È la prima volta che Lorenzo Bulloni, studente universitario di 21 anni, parla davanti a un pubblico di studenti di scuola superiore ed è molto emozionato. È stato invitato per un incontro all'interno di un progetto di potenziamento delle soft skill condotto dalla dottoressa Federica Perolini, dal titolo Sfidiamo i limiti. E chi meglio di Lorenzo poteva raccontare come la sua vita abbia subito un grande limite, l'amputazione della gamba destra in un incidente in moto 3 anni fa a 18 anni, quando il suo sogno, promessa del calcio, era quello di giocare a pallone. Ma ha saputo trasformare il limite in opportunità ed è questo il messaggio che vuole trasmettere. Io voglio trasmettere ai ragazzi, soprattutto della mia età, il fatto che nella vita può succedere di tutto, ma quello che ti succede non per forza ti abbatte, ma può anche darti nuove chance di viverti la tua vita anche meglio rispetto a prima. Un mese di coma dopo l'incidente, 2 anni passati in ospedale, non gli hanno fatto abbandonare il suo sogno. Dopo uno scoramento iniziale, che ha superato grazie agli amici e alla famiglia, che sempre gli è stata vicina, la sfida che ha dovuto affrontare è stata quella dell'accettazione del limite. La sua vita è cambiata, tutto è diverso, ma in meglio. Adesso io sto studiando ancora, sto facendo la Cattolica a Milano Scienze Motorie, sto continuando a giocare a calcio, alleno. E insomma la mia vita è molto molto piena e infatti sono felicissimo di questo. Gioco nel Vicenza Calcio Amputati, siamo 2 volte campioni d'Italia, abbiamo giocato la Champions League in Turchia e siamo arrivati terzi e a breve, questa settimana, abbiamo la Coppa Italia e la Supercoppa e giocheremo a Cornaredo a Milano. Continua a sognare ora Lorenzo. Vorrei avere un futuro da allenatore, dice davanti agli studenti, e non solo. E spero anche di vincere tanti altri titoli.